non proprio del tutto, perché venire a Marsala, comunque stiamo parlando di una signora squadra con grandi giocatori come uno su tutti Lubue, quindi era importante vincere. Siamo venuti qua, sapevamo che giocare a calcio in questo campo era difficile. Forse nelle ultime partite lo stavamo facendo bene, ma quando puoi incontrare terreni dove ti permettono di fare questo. Oggi loro sono partiti bene, io ero il primo in campo, appunto, dicevo, dobbiamo fare passare i primi quarto d'ora, 20 minuti, dove sicuramente adattarsi in un campo di questo non viene esattamente proprio facile. Poi siamo usciti bene, stavamo là accorti, abbiamo sbloccato la partita e sappiamo che comunque con la squadra che abbiamo non subire gol, sicuramente con l'attacco che abbiamo uno o due gol in contropiede li troviamo sempre per partita. Ma come hai detto tu, siamo stati cinici, siamo stati perfetti come ultimamente ci accade. Tatticamente, tecnicamente su questo campo era un po' più difficile. Poi, come dici tu, è l'ottava partita che non prendiamo gol. Tu parli della difesa. Io ringrazio chi col modulo come giochiamo, come San Giorgio, Asensio, Testa, Convitto, ci danno una mano per non subire gli attacchi avversari. Quindi il merito è di tutti. La strada purtroppo ancora è lunga perché, ahimè, 19 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio non stanno servendo a stare tranquilli. Non dobbiamo mollare assolutamente niente perché il canicattì non molla niente e quindi partita per partita andiamo avanti per la nostra strada. Posso solo constatare che è la verità. Noi, è chiaro che tutte le partite sono difficili. Oggi affrontavamo una squadra che non si spiega il motivo perché si trova sotto, perché è una buona squadra. Anche se devo dire che conoscendo molti giocatori del Marsala, secondo me è penalizzante che giocano in questo campo qua. Però alla fine giocano qua e bisogna accettare tutto. Però per quanto riguarda il discorso partita, penso che non c'è stato niente da dire. Abbiamo avuto qualche problemino e poi dopo, sbloccando la partita, è venuto tutto più facile. I cambi sono questi, uno si deve adattare. Io parto dal presupposto che se uno sa giocare può giocare in qualsiasi campo, perciò noi ci siamo adattati, siamo stati più bravi a concretizzare quello che abbiamo creato e abbiamo vinto la partita. Sì, ma ci deve pensare il canicattì, non è che noi vinciamo e il canicattì è sempre là. Il canicattì vince e il ligato è sempre, ma il ligato è sempre là, non è come pensate voi che si può abbassare la concentrazione, assolutissimamente. I ragazzi lo sanno, le partite ora si accorciano, e come per noi e per il canicattì, non c'è niente da fare, solo che c'è un problemino per il canicattì, che noi siamo avanti di 6 punti, e non è facile. È chiaro che ogni partita diventerà sempre più difficile. Però noi lo sappiamo, come lo sa penso il Canicattì, non penso che. È chiaro che fra le due squadre io penso che quella che oggi aveva il calendario più facile era il Canicattì, anche se ha giocato in casa col Castelbuono, però l'aveva più facile. E non è così. Ora, domenica noi giochiamo in casa e loro giocano fuori casa, tutto qua. E se è una lotta che finisce il 6 aprile, speriamo per noi che finisce bene per noi, tutto qua. Licata che quindi continua questa sua grande marcia verso l'obiettivo stagionale, d'altronde non l'ha mai nascosto la formazione del presidente Scimonelli di voler raggiungere la Serie D, presidente. Lo conosci bene, mister Campanella, mi dicevi che l'hai avuto come allenatore quando vestivi un po' i panni da giocatore, non da dirigente, da presidente. Un po' questo Licata ormai, diciamo che la Cefaledium molto probabilmente il prossimo anno non dovrebbe incontrarlo, il Licata. Meno male, diciamo. Licata è una bellissima realtà, tra l'altro la piazza di Licata è una di quelle più importanti della Sicilia. Se consideriamo che hanno allestito una corazzata, e si può dire che sia il Licata che il Canicattì hanno fatto un campionato a sé, e se consideriamo anche che hanno un allenatore di grande spessore come Giovanni Campanella, che ripeto, ho avuto il piacere di essere allenato da lui quando era ancora appena juniores, quando la Cefaledium allora militava in interregionale. Diciamo che il Licata, così come già si sapeva, comunque sta portando avanti bene il suo obiettivo, quello di vincere il campionato. Tra l'altro, in questo campionato c'è una piazza, diciamo, che è neopromossa quest'anno, che è Geraci. Il prossimo anno speriamo di vedere anche la Cefaledium in eccellenza, un po' il rilancio anche delle Madonie sotto l'aspetto calcistico.
Sicuramente questo è un passo importantissimo, perché non dobbiamo anche dimenticarci che c'è il Ganji che sta facendo un ottimo campionato di ritorno e campionato di promozione, con la possibilità di disputare i playoff, e chi lo sa, magari l'anno prossimo ci ritroveremo ad essere tre realtà sportive importanti del territorio delle Madonie a rappresentare il nostro territorio in un campionato come quello dell'Eccellenza. Dico, ancora ci sono 8 partite, sarà bello assistere a un finale di campionato che fino adesso è stato vincente. Ti chiedo un po', magari già questo campionato di Eccellenza ha iniziato un po' a sbirciarlo, perché diciamo siamo ormai quasi agli inizi di marzo, le società, soprattutto quelle che programmano, è un po' la Cefalerium che l'ha iniziato questo suo cammino praticamente 8 mesi fa, quasi un anno fa, questo suo cammino di rinascita, se hai già un po' iniziato a studiare questo campionato o se sei magari anche uno di quei presidenti scaramantici che non guarda al futuro ma pensa un po' al presente. Ma io ho sempre detto e lo voglio ripetere per l'ennesima volta che la Cefalerium nasce perché deve vincere. Chiaramente devo dirti la verità, sei un mio amico, devo dirti la verità, io ad oggi non guardo soltanto con attenzione all'Eccellenza, ma già guardo con attenzione anche all'Interregionale, la Serie D. Dicevo poco fa un passaggio importantissimo: oggi il girone A, ci sono due squadre che stanno facendo un campionato a sé, che sono il Licata e il Canicattì. Io dalla terza posizione in giù non vedo grandissime, diciamo, grandissimi organici, quindi io ad oggi posso dirti che sicuramente l'anno prossimo, se vinceremo il campionato di promozione, ma lo vinceremo perché la Cefalerium nasce per questo, cercheremo di dire la nostra anche nel campionato d'Eccellenza. È bello soprattutto vedere comunque ospiti che non si nascondono sotto questo punto di vista. D'altronde la classifica lo dice anche in promozione quanto la Cefalerium stia dominando sulle avversarie, lo sapevamo già da inizio stagione un po' dall'organico che era stato costruito. Un girone però attualmente di Eccellenza che sta vedendo bagarre in quella che è la lotta per i playoff, una partita importante proprio in questo, sotto questo aspetto, è quella tra il Parmon, tra la Parmonval, scusate, ed il Dattilo, che si giocherà domani pomeriggio, tempo permettendo dobbiamo dire, perché nel fine settimana a Palermo tra sabato e domenica in tutta la provincia è previsto maltempo, soprattutto per quelli che sono i campi in terra battuta, dobbiamo dire sono un po' tutte partite a rischio in base all'intensità della pioggia. Vedremo un po' quello che sarà questa partita di particolare interesse. Dattilo che reduce dalla vittoria interna per 3-2 contro il Mussomeli. Andiamo ad ascoltare le parole di mister Melillo del Dattilo, a seguire le parole di mister Accursio Sclafani del Mussomeli. Sì, hai detto bene, sono contento a metà, perché stiamo buttando alle ortiche una bella prestazione, e naturalmente il Mussomeli è venuto qua, non ci stava a perdere, e ha cercato in tutti i modi di raddrizzare la partita, e per poco non ci stava riuscendo. I miei giocatori, diciamo che hanno mollato un pochettino, magari pensavano già alla prossima partita, e invece Mussomeli è venuto fuori, ci ha fatto questi due gol, e diciamo che alla fine ci ha tenuti in attenzione fino alla fine. Però oggi più che mai devo fare i complimenti alla mia squadra, ma non alla mia squadra ma anzi al mio gruppo, perché hanno dimostrato veramente di essere un gruppo solido, di essere degli uomini soprattutto, e sono veramente orgoglioso di allenare questi ragazzi. Questa vittoria, io l'ho detto, questa vittoria è solo ed esclusivamente loro, perché chi gioca oggi ha dimostrato di veramente metterci il cuore, e sono contento sia del risultato e naturalmente per la prestazione. Ecco, cosa non è funzionato negli ultimi 15 minuti, perché queste distrazioni su una partita già vinta, già sul 3-0? Ma guarda, forse anche l'errore diciamo che alla fine me lo prendo io, perché diciamo che mentalmente più che hanno mollato loro, forse ho mollato io, e ho cercato di buttare dentro più ragazzi possibili, ho fatto 5 sostituzioni, ho tolto gente che non era al top, vedi Alessio Genna, e allora diciamo che un pochettino ho sbagliato forse ad anticipare qualche sostituzione.
No, poteva essere più pesante, no, è normale che andare sotto di 3 gol dopo aver fatto una buonissima prestazione, perché se andiamo a analizzare il primo tempo c'è stata soltanto la punizione loro dove sulla ribattuta hanno fatto l'1-0 e al 45esimo la stessa cosa noi, però a 2 passi l'abbiamo buttata fuori, il primo tempo è finito lì 1-0 e poi il secondo tempo abbiamo ancora spinto parecchio, abbiamo messo un attaccante in più e nel momento forse migliore nostro dove abbiamo sprecato l'1-1 prima con Panepinto e sulla ribattuta con Messina abbiamo preso la ripartenza, abbiamo preso il 2-0, ci ha tagliato le gambe, abbiamo subito il terzo gol con un errore nostro difensivo, abbiamo messo in condizione gli avversari di fare un cross facile e appoggiare la palla a rete, poi però è cresciuta di nuovo la squadra, ha continuato a crederci in maniera facile, abbiamo creato il 3-1, abbiamo fatto il 3-2, abbiamo avuto diverse occasioni. Lo ripeto, sapevamo del valore importante degli avversari, l'avevamo studiato abbastanza bene e anche oggi ha rispecchiato quello che noi avevamo preparato. C'è il rammarico perché potevamo, come dice lei, perdere, ma potevamo anche uscire con un risultato positivo e questo ci dà fastidio. Adesso dobbiamo soltanto pensare a lavorare con più cattiveria, con più voglia, perché diventa sempre più dura. Dattilo che quindi giocherà questa trasferta a Palermo contro la Parmonval, importante abbiamo detto per i playoff. Presidente, è una partita soprattutto importante, pensiamo anche in chiave futura, perché il girone A di eccellenza, dobbiamo dire, gioco forza, perderà una delle due tra Canicattì e Licata. Potrebbe perdere anche tutte e due in caso il Licata continuasse il suo percorso in Coppa Italia, poi ci sono i playoff. Comunque sicuramente una delle due corazzate del girone A e del girone A di eccellenza andrà in Serie D, un girone A di eccellenza che come sarà secondo te il prossimo anno? La sensazione sembra quasi che la qualità, sicuramente perdendo una di queste grandi piazze, possa un po' scemare. Ma intanto no, non sappiamo in questo momento quali sono i programmi delle altre società che in questo momento stanno disputando il campionato d'eccellenza. Io per esempio guardo con molta attenzione la gestione e la programmazione che ha avuto in questi anni la Parmonval, quindi una società che ha saputo costruire un gruppo di giovani. Oggi hanno anche un'esperienza, quindi potrebbe l'anno prossimo anche verificarsi che tra le prime due squadre del campionato ci potrebbero essere le squadre di rivelazione. Ad oggi non ti so dire quale potrebbe essere il girone più forte tra i due, tra il girone A e il girone B. Certamente, se guardiamo quello che sta succedendo nel campionato di Serie D, abbiamo un Igea Virtus che è in piena zona retrocessione. La San Catanese, anche se secondo me ha un ottimo organico e quindi alla fine la spunterà, quindi riuscirà a salvarsi, ma ci sono anche i due messinesi che stanno soffrendo per cercare di uscire fuori dalla zona play-out. Quindi tutto dipende anche da quello che succede nel campionato di Serie D, nell'andare poi a comporre i due gironi. Parlavi di Parmonval che dovrebbe, usiamo ancora le pinze, avere il prossimo anno il Francolo Monaco con un Manto Erboso in sintetico, mi permette questo tema di aprire, spalancare anzi un portone su quello che è il tema Santa Barbara. Lo anticipo perché l'avevamo comunque in scaletta da affrontare, ti chiedo un po' quali sono le ultime in merito a questo stadio che già dobbiamo dire si è un po' ripreso quantomeno per quanto riguarda il terreno di gioco che era in stato di totale abbandono un anno fa. Adesso quali sono un po' le condizioni, se potremo vedere anche un Manto Erboso anche al Santa Barbara? Allora, intanto il discorso degli impianti è un problema che non vive soltanto Cefalù, ma vivono parecchie realtà sportive, quindi parecchi territori. Se non ultimo sono notizie che ho, non so se ancora continuano ad esistere questi problemi, so che si sono fermati i lavori a Misilmeri, se non mi sbaglio, nel campo di Misilmeri, e so che erano anche fermi i lavori nella ristrutturazione dello stadio di Ganci. Quindi Cefalù purtroppo ha vissuto un periodo difficile l'ente comunale, perché ha attraversato
i 5 anni in cui si era in una gestione un po' complicata perché il comune era in dissesto finanziario. Oggi che siamo, si può dire, fuori dal dissesto finanziario, devo dirvi veramente, anzi colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale nella persona del sindaco, sto vedendo parecchio interesse da parte dell'ente e sicuramente ci saranno delle novità. Non voglio sbilanciarmi in questo momento, ma ci saranno delle novità importanti, perché la Cefaledium e Cefalù non vuole rimanere a guardare nessuno e soprattutto non vuole essere seconda a nessunissimo territorio. Anche perché mi permetto di dire, con le ambizioni che hai tu per questa Cefaledium, sicuramente non si può avere un Santa Barbara in queste condizioni per delle categorie superiori, ma sarebbe bello rivederlo come un gioiellino dei vecchi tempi. Ma io vorrei partire da più lontano. Quando iniziò stagione il campo, come tu in effetti dicevi, era in uno stato di abbandono totale. Io colgo anche l'occasione per ringraziare la ditta Ivai Natura Verde nella persona di signor Ezio Tavormina, che effettivamente ha fatto un lavoro eccellente nel rendere un campo in terra battuta, che tutto il periodo, diciamo, di questo campionato c'erano dei momenti che ci sembrava anche un sintetico. Ripeto, oggi non sono più le ambizioni di un presidente, oggi ci sono le ambizioni di una città. Oggi la Cefaledium ha un seguito di circa 1500 spettatori. Io penso che con la vittoria del campionato possano anche aumentare queste presenze allo stadio Santa Barbara. Quindi l'ambizione non ce l'ha più il presidente, l'ambizione ce l'ha una città. E siccome il sindaco è il rappresentante di una città, è giusto che si faccia carico di questa ambizione di un territorio, di una cittadina, e porti a compimento quello che già ha nei suoi programmi, perché spesso con il sindaco ci sentiamo e vedo parecchio interesse nel cercare di rendere Santa Barbara quel Santa Barbara che era agli inizi degli anni 90, quando per i mondiali, in occasione dei mondiali d'Italia 90, fu reso uno degli impianti più eccellenti della provincia di Palermo. Anche perché stadio chiuso equivale anche a un ammanco economico per quanto riguarda la biglietteria. Ti chiedo però anche quanto gli interessi politici si mischiano a volte con l'aspetto calcistico, non soltanto per Cefalù, ma un po' per tutto quello che riguarda i campi chiusi, perché sono veramente tanti, forse troppi, quelli che i paesi che devono far fronte, le squadre che devono far fronte a questo problema. Ma su questa domanda mi sento di risponderti in maniera molto semplice. Io credo che la Cefaledium sia la passerella di tutti gli sportivi, e fino a quando io sarò il presidente della Cefaledium mai e poi mai consentirò che la Cefaledium possa diventare la passerella di qualche politico, perché la Cefaledium rappresenta i sacrifici del presidente e i sacrifici di tutte quelle persone che ci sono intorno, e soprattutto rappresenta la passione di quegli sportivi che credono nello sport e non già in quello che potrebbero essere, diciamo, ragionamenti politici. Tornando a quello che è il campo del girone A di eccellenza, notizia della settimana è l'addio, la rescissione di Corrado Mutolo, che saluta in maniera consensuale il CUS Palermo, una parentesi non proprio fortunata per l'ex tecnico della Parmonval, che non ha trovato fortuna in un CUS Palermo che, organico alla mano, in molti da inizio stagione abbiamo detto ci aspettavamo una classifica differente, in lotta invece per la salvezza. Squadra passata adesso in mano a Diego Tutrone, che da inizio stagione fa parte dello staff del CUS Palermo, sin da quando a guidare la squadra era mister Ciccio Aronica. CUS che andrà a far visita al Castelbuoni, una partita dove è necessario vincere se si vuole conquistare punti importanti per la salvezza. CUS che deve però cercare il riscatto dopo il KO per 2-0 contro l'Alba Alcamo. Alba Alcamo che giocherà anche qui una partita importante in zona playout contro il Caccamo. Dicevamo, CUS Palermo Alba Alcamo ha alimentato qualche polemica a livello arbitrale. Andiamo a vedere gli highlights di questo match a cura della CUS Palermo TV. Sempre in discussione giornalmente, ma le squadre del gruppo
il video partita comunque che ha creato diverse polemiche dovute all'arbitraggio di questa partita. Cus che quindi ripartirà da Castelbuono in un turno che verrà completato dalla sfida tra Mazzara e Marsala 1912. Mazzara che cercherà la seconda vittoria consecutiva dopo quella per 3-0 a Caccamo. Era stata la prima vittoria di mister Totò Aiello sulla panchina del Mazzara. Un Mazzara, presidente, che a inizio stagione aveva iniziato alla grande con Pietro Tarantino in panchina. Gran parte della squadra che Pietro Tarantino aveva avuto l'anno scorso è a Cefalù. Diciamo che questo Mazzara ci aspettavamo qualche cosa in più, ma forse Pietro Tarantino era l'ultimo dei colpevoli, e l'abbiamo detto e ribadito anche in trasmissione con lui, di tutto quello che è successo a Mazzara quest'anno. Ma io devo dirti che conosco poco la realtà Mazzara, diciamo quella attuale. Sicuramente conosco un po' meglio Pietro Tarantino. Mi sento di condividere il fatto che spesso e volentieri non sempre gli allenatori sono i responsabili di un andamento diciamo non consono anche a quelli che erano gli obiettivi iniziali di una società. L'unico rammarico che mi rimane è che a inizio campionato avevo il piacere di portare a Cefalù il portiere Lamin essendo che aveva preso un impegno con il Mazzara non accettò la possibilità di venire a casa della Cefaledi. Pazienza, noi oggi abbiamo riscoperto due grandi portieri, un giovane portiere diciamo che si è affacciato per la prima volta nei campionati maggiori, che è Mottillaro, e abbiamo avuto la conferma e l'affermazione che abbiamo un portiere locale che è Alessio Fiduccia, che non ha niente da invidiare a nessuno. Cefaledium che quindi riparte a questi due portieri, chissà, magari la Minne il prossimo anno non lo vedremo con la maglia della Cefaledium. Ma su questo permetto di dirti che nel calcio non bisogna mai precludersi nessun tipo di opportunità o di trattativa. Ho detto soltanto che oggi la città di Cefalù e la Cefaledium ha un portiere che rappresenta in maniera veramente esemplare quelli che sono i nostri colori, che è Alessio Fiduccia. E diciamo che le prestazioni comunque alla mano hanno dimostrato come questo portiere si sia affermato nel corso delle settimane nel difendere i pali della Cefaledium. Passiamo adesso Dali dal girone B di Eccellenza, il programma della 23esima giornata. Quanto riguarda il girone B di Eccellenza abbiamo Camaro, Giarre, Catania, San Pio X, Paternò, Marina di Ragusa, Ionica, Palazzolo, Milazzo, Real Aci, Santa Croce, Rosolini, Atletico Catania, Terme Via Tore, Scordia, Riposa, Biancavilla. Turno di riposo per il Biancavilla di mister Ciccio Di Gaetano, che ha perso la vetta nello scorso fine settimana, sconfitta per 1-0 in casa dell'Atletico Catania, che ha consentito al Marina di Ragusa di mister Sasà Utro di allungare in classifica. Adesso ospiterà la Ionica dopo la vittoria di Milazzo e reduce da 14 risultati utili di fila, va a caccia del 15° risultato utile. Sarebbe un risultato veramente incredibile per il Marina. Andiamo però ad ascoltare le parole di mister Sasà Utro al termine della sfida contro il Milazzo, ai microfoni dei colleghi della Wii Sport. Sempre in discussione giornalmente, ma le squadre e il gruppo si forma nei momenti di difficoltà, nei momenti difficili capisci realmente se dalla tua parte è un gruppo di giocatori che è disposto a tirarsi fuori, a non cercare alibi, a non guardarsi intorno. Là ho capito, nei momenti di difficoltà, ho capito di avere una squadra, e in quei momenti lì ho capito che se io ho detto ai ragazzi che se riusciamo a essere squadra in un momento così difficile, perché è difficile essere squadra in quei momenti lì, possiamo fare un campionato importante di spessore. Come ho detto a Paternò, rimango sereno, nel senso che Paternò non ho fatto drammi sul 2-2 finale, perché sapevamo che di fronte avevamo una squadra tosta, attrezzata per fare un campionato di vertice. Quindi il 2-2, anche se è arrivato al 90esimo,
non mi ha, anzi mi ha reso convinto che questa squadra aveva fornito una grande prestazione. Lo stesso dico oggi, al di là che abbiamo vinto, mentre stiamo a vedere la prestazione, parlare del risultato, parlare di obiettivi a lungo termine non fa bene a questa squadra e neanche a me. Noi siamo abituati e vogliamo pensare un passo alla volta. Domani ci riposiamo e martedì, come tutte le settimane, puntiamo solo l'obiettivo Ionica, che è il primo obiettivo e l'unico obiettivo che ci abbiamo imminente. Poi vediamo, però è importante essere equilibrati, non avere ansia di risultati, non pensare che il risultato è fondamentale, ma oggi era fondamentale non vincere, ma era fondamentale fare una prestazione, perché senza prestazione contro questo Milazzo sicuramente non avremmo vinto. Presidente, neanche a farla apposta, girone A e girone B di eccellenza, ci sono due squadre con due allenatori che conosci entrambi bene, qui abbiamo Sasà Utro ed è un'altra persona che tu conosci molto bene. Ma sì, con Sasà abbiamo avuto il piacere di giocare assieme un paio di anni e sono veramente contento per lui perché sta facendo un ottimo campionato. Se poi consideriamo che proprio in quel girone, così come dicevamo a microfoni spenti, c'è una differenza veramente no, quasi abissale tra il girone A e il girone B, e se consideriamo che in quel girone ci sono allenatori come del calibro come Andrea Pensabene che stanno soffrendo avendo anche nelle mani una squadra importante come Paternò con un gruppo di giocatori che sono anche un lusso per la categoria, credo che Sasà sta facendo un campionato veramente da un ragazzo che sta dimostrando che ha tutte quelle doti e qualità che servono per cercare di provare la scalata e la carriera di allenatore. Tra l'altro colgo l'occasione anche per salutare il mio amico Ciccio Di Gaetano, che ho avuto anche il piacere di giocare con lui, che è uno di quei, anche di quegli giovani allenatori che si sta scommettendo bene e credo che alla lunga sarà un finale di campionato anche questo nel girone B da vedere. Un girone B, parlavi poco fa di Andrea Pensabene che è riuscito a vincere lo scorso fine settimana 6-1 contro il Terme Vigliatore, una vittoria importante per il Paternò, adesso galvanizzato andrà a giocare in casa del Catania San Pio X. Andiamo a vedere gli highlights di Paternò Terme Vigliatore, ringraziando i colleghi dell'ufficio stampa del Paternò. Respinge ancora l'estremo difensore ospite e sulla palla si fionda Asero, su di lui l'intervento falloso in area di Puzzone. Per l'arbitro Galeotto di Siracusa non ci sono dubbi ed indica il dischetto a calciare il penalty. Giovanni Taormina, rientrato dall'infortunio, che spiazza l'esterno difensore ospite e mette dentro la palla del vantaggio rosso-azzurro. Niello serve scapellato, prova ad intervenire in uscita a Barca, ma il numero 8 rosso-azzurro con un magistrale pallonetto non ci pensa due volte e trafigge la rete. E 2-0 dopo soli 13 minuti. La bandierina c'è Taormina, palla in area di testa, intercetta Romero che mette la firma sul gol del 3-0. Paternò inarrestabile per una gara praticamente a senso unico. Al 21esimo Godino cerca Asero, lo trova, palla a Taormina, dribbling sul portiere tirrenico e palla dentro, e la doppietta di Taormina per il gol del 4-0. Zumbo a fornire l'input, Lentini questa volta punisce Barca per il gol del 5-0 ed esplode il Falcone Borsellino. Minuto del secondo tempo e il Terme che su calcio d'angolo però sigla il gol della bandiera. Da dischetto Crifò si testa, la mette dentro, l'altresimo la chiude definitivamente sul 6-1 Alessio Asero, paternese classe 2000, per lui la prima rete con la maglia della sua città. 6-1 per il Paternò. Presidente, per mister Pensabene una grandissima boccata di ossigeno. Io di Andrea ho un bellissimo ricordo, l'ho avuto come allenatore nella Nissa e devo dirti che per me è l'ultimo dei maestri del calcio siciliano. Andrea Pensabene per me diciamo, è stato veramente un maestro, e se come dire, ricordo veramente con piacere quegli anni in cui l'ho avuto come allenatore. Oggi difficilmente, e credimi, questo lo dico con molta sincerità, ho visto diciamo, allenatori che mi diano quella soddisfazione nel vedere allenare una squadra, così come
ad oggi rimane soltanto nei miei ricordi quel periodo in cui ho avuto la fortuna di vederlo allenare. Un Paternò che abbiamo detto giocherà contro il Catania San Pio X, restando nei piani alti della classifica. Sicuramente i riflettori saranno puntati sul Palazzolo, che dopo l'altro passo falso, il quinto pareggio di fila contro lo Scordia, è chiamato a vincere tra le mura amiche contro il Milazzo. Andiamo ad ascoltare però le parole di mister Sebi Catania al termine della partita di settimana scorsa. Un piccolo sfogo del mister, poi seguito dalle parole del presidente Cutrufo, che ha un po' cercato di scuotere la squadra, perché ricordiamo il Palazzolo sin da inizio stagione non ha nascosto l'obiettivo del ritorno in Serie D e sta un po' ancora faticando dietro a Marina di Ragusa e Biancaville. Intanto però andiamo a sentire le parole di mister Sebi Catania. Che per vincere certe partite ci vogliono attributi importanti, evidentemente in questo momento questi attributi importanti non ce li abbiamo. Quale può essere la mossa allora a questo punto, anche alla luce di questa valutazione? Io credo che in questo momento la mossa che ci può essere è che deve scattare l'orgoglio in ognuno di noi, capire i sacrifici che sta facendo la società, in primis il presidente, e automaticamente cercare in tutte le maniere di cambiare sicuramente qualcosa. In questo momento, in questo periodo ne abbiamo cambiate tante, abbiamo lavorato tanto e tutto, però evidentemente non è bastato, perché tu puoi provare tutto quello che vuoi, ma quando poi in campo non metti quelle caratteristiche giuste per questo tipo di categorie, evidentemente tutto quello che fai vuol dire che non basta. Questa cosa la sostengo più di una volta, da quando sono arrivato le prestazioni sono state sempre prestazioni importanti. Però è anche vero che se poi tu le partite non le vinci, allora vengo al discorso che ha fatto il presidente 2 settimane fa, non mi basta essere bello, mi basta essere comunque concreto. Noi è vero che stiamo creando tanto, però per ovvi motivi, una volta perché sbagliamo l'ultimo passaggio, una volta perché, dico delle cose che nel calcio possono succedere, evidentemente però non stiamo facendo quel qualcosa in più che comunque avevo chiesto. E adesso ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario. A tra poco.
E adesso facciamo un passo avanti al girone A di promozione con Balestrade Monreale, Borgo Nuovo Vallelunga, Castel Termini Gattopardo, Folgore 5 Torri Albatros Lercara, Camarat Olimpica Akragas, Libertas Oratorio San Ciro e Giorgio, Salemi Don Carlo Misilmeri, Villa Abate Don Bosco Partinico. Riflettori logicamente puntati sul San Giacomo di Salemi, dove in programma il big match tra il Salemi e la Don Carlo Misilmeri, Don Carlo prima, Salemi terza. Un match veramente interessante per la vittoria di questo campionato, dove c'è sempre questa corsa a tre, Misilmeri, Salemi e Marineo, col Marineo che cercherà di approfittare di questo scontro diretto giocando contro la Libertas. In casa della Libertas giocherà a Racalmuto, dove la Libertas viene da 9 sconfitte consecutive. Riflettori particolarmente puntati però tra la sfida della squadra di Mister Putaggio contro quella di Mister Tumminia. Misilmeri che ha l'occasione con la vittoria di tagliare forse fuori il Salemi, che a quel punto avrebbe la possibilità di concentrarsi sulla Coppa Italia di promozione, che a quel punto sarebbe ancora una strada per poter accedere alla eccellenza. Ma al tempo stesso c'è sempre questo terzo incomodo del Marineo, Misilmeri che reduce in questo momento da 8 vittorie di fila, Salemi che viene dalla vittoria in casa del Lercara. Andiamo a vedere però gli highlights della vittoria del Misilmeri settimana scorsa contro il Balestrade, al cura del collega Francesco Cammuca. Sono... riceve il pallone, prova a girarsi Albeggiano e sul fondo mette dentro. E Nichia la tocca sotto misura, non riesce a far gol. Calcio di punizione per la Don Carlo al limite. Parte Bonanno, passa sotto la barriera! Tutto Bonanno! Vantaggio Don Carlo! Gran punizione del numero 10 che porta avanti i suoi. La barbiera, ha spazio per attaccare. Palla Barbiere, in area di rigore, arriva Tuberto col portiere, la palla fuori di poco, occasione per il 2-0. La Barbiera, va a portare avanti il pallone la Barbiera, affrontato, mette al centro, c'è la chiusura, poi è Nike col sinistro, palla che si impenna troppo. Palla lanciata in avanti, Vitale, poi lo scarico per Farina che va al tiro, fuori. Ancora il numero 14 della Don Carlo che se la porta avanti, serve a Grimaudo. Grimaudo! Fuori gioco! Fuori gioco di Grimaudo, annullato il gol del 2-0. Poi Greco va a contrasto, alza poi un campanile sul quale si avventa Enike. L'appoggio ad Agostino, posizione regolare di Enike, così come posizione regolare di Grimaudo. Grimaudo ha tuperto col portiere, lo salta Grimaudo! Il gol del 2-0 di Grimaudo. Farina, pallone scodellato al centro, arriva in area, poi c'è Lo Monaco, il tiro di Lo Monaco e la palla che si insacca, la palla che si insacca, gol di Lo Monaco che con un bel diagonale ha battuto Buttacavoli, partito forse un po' in ritardo. Di rimessa per la Don Carlo, Scro. Colpo di testa, poi Grimaudo! 3-1! Segna ancora Alessio Grimaudo, questa volta gol da opportunista del numero 11 della Don Carlo. E quindi il Misilmeri si presenterà così allo scontro diretto contro il Salemi. Presidente, ti chiedo se un po' un occhio l'hai buttato ogni tanto anche su questo girone A, dove c'è una lotta a tre, da voi un po' una lotta a due con l'acqua dolci c'è stata fino a un certo punto, qui la lotta a tre sembra che arriverà fino alla fine del campionato, o almeno l'incertezza durerà ancora per molte settimane. Ma io l'ho seguito il campionato posso dirti che secondo me è un campionato molto equilibrato e che questa corsa a tre quantomeno... già da domenica possiamo capire quello che potrà succedere, essendo che il Marineo potrà uscire avvantaggiata da questo scontro diretto. Però come tutti noi sappiamo il calcio non è una scienza esatta, bisogna viverla fino alla fine e che vinca è migliore. E se magari dico nel girone B c'è il Ganji, qui nei playoff come possibile outsider per i playoff, outsider si fa per dire, qui la matricola impazzita può essere l'Akragas.
l'Agragas. Per i playoff, dico. Nel girone A. Nel girone A. Ma ripeto, nel calcio non c'è niente di scontato. Le partite vanno affrontate una dopo l'altra, settimana in settimana, perché ogni partita ha la sua storia. Quindi io già guarderei con attenzione già lo scontro diretto di domenica e capire se il Marineo è, diciamo, quella squadra che riesce a sfruttare le occasioni e quindi ritorna nella vetta della classifica. Poi, diciamo, ripeto, di settimana in settimana possiamo, cioè questo campionato ti ha dato come dire, la possibilità di pensare che non c'è niente di scontato e quindi di settimana in settimana possiamo ragionare di qualsiasi cosa. Girone A, che è il girone che in questo momento ha il maggior numero di rappresentanti e ancora in corsa in Coppa Italia, Camarat e Salemi, le altre due sono il Ragusa e lo Sporting Pedara. Presidente, ti chiedo se c'è un po' di rimpianto magari per la Coppa Italia, che poteva essere magari diciamo il punto per completare una stagione quasi perfetta per la Cefaledium. Il rimpianto c'è, come? Io ripeto, ci tenevo a vincere la Coppa Italia tanto quanto al campionato. Credevo nel fare questa doppietta e portare un trofeo a casa. Purtroppo questo non è stato possibile. Magari ci riproveremo l'anno prossimo. Un anno prossimo che speriamo dovrebbe vedere comunque la Cefaledium in una categoria ben diversa. Però della Cefaledium concentriamoci sul presente, girone B di promozione Dalila. Andiamo a vedere qual è il programma della 23esima giornata. Sì, Giovanni, per quanto riguarda il girone B di promozione invece abbiamo Acque Dolci, Sant'Anna, Altofonte, Bagheria, Casteldaccia, Lascari, Gangi, Rocca di Capri Leone, Milazzo, Sinagra, Polisportiva Gioiosa, Acque Dolcese, Sant'Angiolese, Cefaledium, Torre Novese, l'Iniziativa Due Torri. Trasferta in casa della Sant'Angiolese, che partita sarà, Presidente? Ma intanto bisogna capire se ci sarà la partita. Ricollegandoci al discorso del maltempo. Sì, ci sono diciamo, delle condizioni meteo, almeno delle previsioni che mi sa che forse la partita sarà rinviata. Io spero di no, perché abbiamo un tour de force, un turno infrasettimanale con il Casteldaccia e poi andiamo in casa del Milazzo che... Intanto stiamo vedendo qualche scatto della partita di domenica scorsa di Cefalù Sport di Armando Geraci. Mi piacerebbe chiuderla questa pratica a Sant'Angelo, perché per me è una delle squadre migliori che abbiamo incontrato fino adesso. Stiamo vedendo, abbiamo visto un po', tornando indietro se è possibile, la foto con il pubblico alle spalle della, diciamo, della porta alla destra del, diciamo, del campo. Il seguito è veramente tanto di questa Cefaledium, che ha risvegliato l'entusiasmo di una piazza che era affamata di calcio, dobbiamo dire. Io vorrei aprire e chiudere una parentesi velocissima. Abbiamo visto una serie di immagini relative anche ad altre squadre e altri campionati. Ma quanto sono belli quei colori! Ma io dico che... Qual è la domanda che mi hai fatto? Il pubblico, l'entusiasmo che la Cefaledium ha riportato in una piazza che aspettava, secondo me, di rivivere calcio. Ah, questa sensazione l'abbiamo avuto subito. Cefalù aveva tanta voglia di ritornare ad essere rappresentativa nello sport. E il pubblico ha dato una grande risposta. Ripeto, il pubblico di Santa Barbara ritornerà a sedere nelle loro tribune e a tifare la loro squadra prestissimo, perché confido tantissimo nelle istituzioni e soprattutto nel sindaco della città di Cefalù. Scrivono da casa una domanda per il nostro ospite. A 8 mesi dalla rinascita del progetto Cefaledium, qual è il suo bilancio? Ma io direi che è un bilancio positivo. Io sfido chiunque a costituire un'associazione sportiva in 8 mesi, riuscire a fare una fusione con un'altra società, partire dalla promozione, in 7 mesi essere una di quelle squadre che, oltre ad essere prima con la prima squadra, e quindi riuscire a allestire un organico importante, oggi la Cefaledium rappresenta tutto un settore giovanile.
abbiamo quasi 120 iscritti, siamo primi in due campionati giovanili, sia nel campionato provinciale giovanissimi sia nel campionato provinciale allievi. Io penso che la Cefaledium sia stato fino adesso un successo e credo che queste sono le basi per cercare di continuare a costruire un sogno, ma soprattutto un progetto che guarda Cefalù a centro della provincia di Palermo per quanto riguarda questa attività sportiva. Anche perché parlavi di progetto, considerando una piazza come Cefalù con delle bellezze, non soltanto il mare che possiamo andare a vedere, ma bellezze anche a livello architettonico, può essere un progetto che coinvolga a 360 gradi una piazza che ha tantissimo da dare. Allora, io su questa cosa ho paura a parlare, perché spesso non vengo compreso da chi mi ascolta o con chi, diciamo, dovrebbe essere il mio interlocutore principale. Io ho sempre detto che non si può fare sport se non si mette in piedi un progetto sportivo. Io ho rappresentato più volte quale potrebbe essere il progetto sportivo che la Cefaledium vuole mettere sul tavolo dell'amministrazione comunale, che guardava quello della gestione dello stadio di Santa Barbara, per cercare di far diventare lo stesso stadio di Santa Barbara un volano economico per la società. Considerando che lo stadio di Santa Barbara, nel momento in cui tornerà ad essere lo stadio di Santa Barbara che tutti ci auspichiamo, ha dei costi importanti di gestione e nel contempo, per recuperare queste somme, bisogna veramente renderlo attivo e renderlo polivalente rispetto anche ad altre attività. Se poi consideriamo che queste attività in una località come Cefalù possano diventare produttive anche per la Cefaledium, abbiamo fatto un passaggio importante, perché abbiamo creato quel volano che serve per cercare di scalare quanto prima possibile quelle categorie che ci possono portare nelle categorie più importanti, come quello che io mi auspico e che me lo sono posto come obiettivo, che è il raggiungimento del campionato di Lega Pro. Allora, se riusciamo a creare questa sinergia, mettendo da parte qualsiasi tipo di pregiudizio, attenzione, perché Cefalù rappresenta un territorio, rappresenta una città, rappresenta i suoi cittadini. Se chi amministra la città, e non mi riferisco soltanto al sindaco, capisce l'importanza del progetto che si può mettere su, che non solo vede una realtà sportiva crescere, ma nel contempo vede crescere un territorio, io credo che nell'arco di 2, al massimo 3 anni, e questo lo dico qui, la Cefaledium veramente può calcare i campi della Lega Pro. Scrivono un'altra domanda da casa. Presidente, ha già in mente un progetto per il prossimo anno in eccellenza? Certo, vincere il campionato d'eccellenza. Progetto, come si chiama in questo momento, non mi sento di dirlo, perché siamo in un campionato in corsa dove tutti gli addetti ai lavori stanno facendo bene, a cominciare dal presidente a finire al magazziniere. Quindi io penso che ad oggi la Cefaledium è puntellata, ritoccata di 2-3 elementi, possa benissimo dire anche la sua nel campionato d'eccellenza, e quindi il mio obiettivo, e lo dico fin da adesso, è quello di vincere anche il campionato d'eccellenza. Anche perché Organico alla Mano è una squadra che quest'anno in eccellenza, così com'è, avrebbe figurato alla grande. Ma se consideriamo che lo zoccolo duro della squadra l'anno scorso è arrivato terzo e ha fatto la finale playoff, diciamo che quello che stai dicendo potrebbe essere il risultato finale. Ogni campionato ha la sua storia, come le partite hanno ognuno la sua storia, quindi sicuramente affronto un campionato d'eccellenza con stimoli diversi. Vieni dalla vittoria di un campionato, l'organico, così come abbiamo detto, non ha niente da invidiare a nessuno. Cefalù, i cefaludesi e tutti coloro i quali, tutti gli addetti ai lavori, crediamo nel portare avanti questo sogno che tradotto si chiama Cefaledium. Io credo che ci sono tutti i presupposti per poter fare un ottimo campionato d'eccellenza e, ripeto, perché no, puntarlo a vincere. Ci sarebbero veramente tantissimi argomenti da approfondire ancora. Ti faccio altre due domande, una relativa al campo. 8 giornate alla fine, ti sei già posto una giornata dove sogni, speri di poter festeggiare la vittoria di questo campionato?
Io spero di raggiungere la vittoria matematica del campionato con l'Aquiloci in casa, dove per avere la certezza matematica della vittoria mi basterebbe un punto. Tra l'altro Acquedolci che dobbiamo dire era reduce dalla sconfitta per 3-1 in casa del Bagheria, ma il giudice sportivo ha trasformato da 3-1 a 3-0 sempre per il Bagheria questa partita, risultato a tavolino per il Bagheria, perché l'Acquedolci, secondo quanto scritto dal giudice sportivo, stiamo vedendo intanto qualche scatto di quella partita, avrebbe schierato in campo un giocatore poi sanzionato, poi ammonito, che secondo quanto scrive la Lega in questo comunicato non risultava alla data di domenica scorsa tesserato per l'Acquedolci, quindi sconfitta a tavolino per la società messinese e al tempo stesso squalifica per il dirigente dell'Acquedolci che ha firmato la distinta. Quindi Acquedolci che scivola ancora in classifica, che adesso affronterà un Sant'Anna reduce da 8 risultati utili consecutivi, vera sorpresa di questo campionato, che reduce dal pareggio contro il Gaggi, che invece di risultati consecutivi ne ha fatti 10 di fila nelle ultime 10 giornate. Affronterà il Rocca di Caprileone. La seconda domanda che volevo farti invece è relativa a un progetto di cui si era parlato nei mesi scorsi, che è quello del Cefa Village. Un po' se ci sono novità anche su questo progetto che avevate un po' presentato su Facebook con questo post che... Noi, per quanto riguarda il Cefa Village, abbiamo chiesto un incontro a Palermo all'assessorato territorio ambiente, all'onorevole assessore Salvatore Cordaro. Siamo stati accolti e abbiamo rappresentato qual era la nostra iniziativa e devo dirti che dall'altra parte abbiamo visto tanto entusiasmo, perché andremo a valorizzare un'area che in questo momento è veramente abbandonata, è uno stato veramente di degrado assoluto. Ci stiamo lavorando. Sono progetti importanti. Poc'anzi tu parlavi del progetto del campo della Pammonval, dello Monaco, sì. Se non sbaglio. È un progetto che ho visto sponsorizzato dall'onorevole Tamaio. Devo dirti che queste sono iniziative importanti, perché si vanno a valorizzare tutte quelle, diciamo, quelle impiantistiche e quelle aree che fino ad oggi, come dire, non è il caso del Peugeot Monaco, che è un impianto che comunque è efficiente, ha dato la possibilità alla Pammonval di disputare più campionati di eccellenza, ma una cosa è giocare in un campo in terra battuta e una cosa è giocare in un campo in erba sintetica con tutta una serie di programmazioni che poi uscite fuori. Discorso diverso è per Cefalù. Su quell'area bisogna veramente accendere i riflettori, perché negli ultimi anni è stata anche una discarica abusiva a cielo aperto, dove dentro si ci buttavano anche pezzi d'amianto, e quindi, ripeto, noi vogliamo valorizzare quell'area e nel contempo vogliamo cercare di creare quelle basi di cui parlavamo poc'anzi, che sono quelle basi che servono a creare quel volano economico che ci possa dare quella spinta per arrivare in quelle categorie in che noi, diciamo, ci siamo posti come obiettivo. Dani, andiamo in chiusura, programma del girone C e del girone D di promozione. Giovanni, per quanto riguarda il girone C di promozione abbiamo Academy San Filippo, Sporting Taormina, AC Sant'Antonio Motta, Carlentini AC Catena, Ciclope Bronte Sporting Via Grande, Città di Mister Bianco Gescal, Sporting Pedara Masca Lucia, Torre Grotta Villa Franca Messana, Riposa Giardini Naxos. Per quanto riguarda il girone D di promozione invece abbiamo Belvedere Siracusa Frigintini, Don Bosco Barrese, Enna New Modica, Floridia Sporting Priolo, Megaro Augusta Ragusa, New Pozzalo Atletico Scicli, RG Caltagirone, Riposa Sporting Obea. Ahimè, dalla parte orientale della Sicilia, dalla promozione, non arriva una bella notizia, perché ve l'avevamo detto inizio trasmissione, nelle ultime ore abbiamo letto un po' di notizie negative riguardanti il Città di Mister Bianco. Chiedo ad Alessandro alla regia di vedere l'articolo della Gazzetta dello Sport, una squadra finita sotto sequestro, commissioni tra calcio, criminalità organizzata e scommesse, perché la Guardia di Finanza su
disposizione della Procura di Catania ha posto i sigilli sul Città di Mister Bianco, società che nel corso di questa stagione abbiamo avuto il modo di conoscere con la nostra trasmissione, che milita appunto nel girone D. Si tratta di un'operazione investigativa che già aveva portato in passato a dei sequestri. Gli inquirenti hanno scoperto tra quanto pare c'era stato un trasferimento di complesso finanziario e di risorse umane verso il Città di Mister Bianco. Tra gli elementi a sostegno spiccano sproporzionati flussi di denaro per oltre 600.000 euro non compatibili né contabilmente giustificati dalla gestione delle attività. Sicuramente non una bella notizia, Presidente, per il nostro calcio siciliano, che già vede defezioni in corsa nei campionati o rinunce. Se poi ci si aggiungono questi sequestri, queste altre brutte notizie, non fanno sicuramente bene al movimento. Ma guarda, non c'è niente da aggiungere se non quello di definirli deficienti, quelli che fanno una cosa, diciamo, attività di questo genere. Deficienti sul vero senso della parola, perché cercare di, come dire, si parla di volumi di giro di soldi pari a 600.000 euro, quindi soltanto l'unica parola che mi viene da dire è quello di definirli deficienti. Cercheremo comunque di approfondire un po' meglio questa situazione e ve ne faremo sapere nella prossima puntata, quella del lunedì, la 43esima puntata di Sua Eccellenza. Ringrazio il Presidente Giuseppe Barranco per essere stato qui con noi, speriamo di rivederci per poter festeggiare la vittoria del campionato della Cefaledium. Con piacere, certo, anzi se colgo l'occasione per invitarvi a venire a Cefalù e festeggiare voi con noi. Casa da noi. Speriamo allora di poterci essere a questa grande festa. Magari ci portiamo anche te, Dalia, a questa grande festa. Grazie come sempre per essere stata qui con noi. Grazie anche a te ovviamente, Giovanni, e grazie a tutti gli amici che ci seguono sempre da casa. Appuntamento quindi per lunedì alle ore 15. Restate però con noi, perché alle ore 16:30 ci sarà Giovani Campioni. Un buon proseguimento.